Nel mondo contemporaneo, e specialmente occidentale, ma che poi va globalizzandosi, la conoscenza del mondo, del reale, è una conoscenza che avviene soprattutto secondo l'orizzonte che noi chiamiamo scientifico, che cioè nasce un pochino dall'orizzonte galileano, no? Dove naturalmente è vero ciò che si può sperimentare, è l'esperimento concreto che dà la misura del reale. E quindi logicamente viene ridotto in maniera assolutamente radicale quasi tutto il mondo culturale precedente, che era il mondo della metafisica. Metafisica vuol dire oltre la physis, quindi al di là di quello che è effettivamente l'esperimento. Allora ci si propone sempre di più, ecco, qual è l'ultimo orizzonte del reale? Se cioè, ecco, l'analisi scientifica è la scomposizione attraverso l'esperimento, dice la totalità della realtà. E questo, per esempio, è stato un verbo indiscutibile per tutto l'Ottocento, che è chiamato positivismo. C'è un illuminismo diventato positivista, cioè la ragione, ecco la nuova dea, la ragione, questo è un po' l'orizzonte illuministico, è lo strumento con cui noi cerchiamo di capire e di dire che cos'è la realtà. Naturalmente nell'orizzonte positivistico la ragione ha a disposizione il bilancino, insomma. È il bilancino che in qualche maniera ci dice che cosa è vero. E adesso gli ultimi orizzonti, diciamo così, della scienza sono arrivati al biologico. Biologico significa, dopo che abbiamo scoperto il DNA e tutta questa realtà, ecco, c'è una riduzione di tutto l'uomo alla sua organicità, cioè l'uomo non è niente di più della sua organicità. Questo è il problema di fondo della cultura in cui noi ci muoviamo. Per cui quello che noi definiamo in qualche maniera emotivo, cioè al di fuori della realtà razionale, è infantile o è magico o è una umanità non cresciuta. Per disgrazia o per fortuna, secondo che si guarda, la stessa realtà psicologica e la stessa realtà psicoanalitica non diventano più, ecco, quell'orizzonte del reale affascinante, in qualche maniera, perché molto molto oscuro, ecco, da educere, da tirar fuori, ecco, dalla persona, ma sono di fatto, ecco, delle istanze organiche del nostro cervello, per cui amore, giustizia, bontà, sono parole vuote, non hanno senso, non hanno a che fare la stessa libertà. Che libertà c'è? Non c'è nessuna libertà, perché la tua libertà confina con la tua organicità. E naturalmente allora divengono prepotenti la realtà istintuali. Ma non sono gli istintuali buoni e cattivi, sono delle pulsioni, ecco, sono dipendenti fondamentalmente dalla tua organicità. La stessa realtà sociale è una convenzione. Difatti il bene ed il male nascono nei parlamenti. Allora, in un Parlamento è assolutamente 50 più 1, perché basta 50 più 1, perché una decisione parlamentare diventa legge. Allora, l'aborto è diritto. Nel Parlamento accanto, l'aborto non è diritto. Come per esempio tante altre realtà. C'è una distruzione programmatica, per certi versi, e conseguenziale di tutto il mondo, chiamiamolo civile, su cui in qualche maniera noi poggiavamo, perché aveva degli supporti assoluti. C'è stato un anche assoluto che era la nazione, c'è stato un assoluto che erano gli imperi, c'è stato un assoluto che erano naturalmente i clan.
I musulmani, per esempio, lì nella battaglia dell'Iraq adesso, tornano a proporre non lo Stato, ma il califfato. Il califfato è diciamo, un assoluto di fronte al quale tutto deve essere determinato. Ma queste sono banalità sociologiche, le chiamo banalità perché non hanno nessun valore in sé. Sono, come dire, delle realtà fenomeniche, dove, ecco, non è un valore che lì, ma è il potere e la violenza conseguente. E qui ci sono naturalmente per tutti gli orizzonti etici. E dei futuri difficili, difficili ad essere sostenuti. Per esempio, la famiglia non è più il matrimonio. Ieri famiglia nasceva con il matrimonio. Oggi, per esempio, ci possono essere due padri e due madri per figli che sono mo' di uno, mo' di l'altro, e questa si chiama sempre di più famiglia allargata. Il matrimonio come tale addirittura potrebbe essere, se lo si definiva fedele ed indissolubile, il rapporto uomo-donna, perché poi non vale manco più questo, ma ieri il rapporto uomo-donna poteva essere avvertito, sentito, ecco, come una specie di peso, di obbligo, un iuf si direbbe in friulano, no? Che irrazionale, ma come faccio io a dirti che sarò con te per tutta la vita, stando all'evoluzione della mia persona, all'evoluzione della tua persona? Perché poi tutto è diventato relativo. Certo che ci amavamo, cosa vuol dire? Sentivamo una vicendevole attrazione e anche la possibilità di un certo momento di vita in comune, ma finché dura. Addirittura poi nella realtà attuale, stando così ad una riduzione della persona alla sua razionalità, non c'è più né uomo né donna. Anche l'orizzonte sessuale o sessuato, che è più simpatico dire, è più vero, non ha più significati assoluti, ma è un prodotto sociale. Essendo un prodotto sociale, che l'uomo sia, diciamo così, sessuato in termini maschili e femminili, è relativo, non ha una sostanza, meno che meno è un progetto creativo, perché la creazione, se tale, suppone un'intelligenza e uno scopo. Tutte le cose, ecco, che sono in qualche maniera ordinate suppongono intelligenza. Qui, in questo caso, se noi crediamo di essere semplicemente frutto della casualità, indubbiamente non abbiamo nessun motivo per darci degli assoluti. E in questo caso cito anche il nostro Bobbio, per esempio, no? Che era un socialista, che affermava che lo scopo del socialismo nella sua visione era la libertà radicale, però si poneva dei problemi. Ci sono della società eventi che dovrebbero essere repressi, così del resto diceva Freud, che la società nasce da determinate, ecco, repressioni perché altrimenti non sta in piedi. E Bobbio diceva, ma chi ha il coraggio di imporre in termini assoluti delle limitazioni? E lascia lui stesso, nei suoi appunti che adesso hanno raccolto post mortem, ecco, lascia là come un punto di domanda. Di modo che noi viviamo una crisi culturale, crisi vuol dire un orizzonte estremamente problematico circa la concezione dell'uomo, la concezione del mondo, la concezione della società, la concezione dell'etica. E le istituzioni che hanno queste persone ormai, che vengono, ecco, preparate, penso a tutti gli uomini e le donne dell'insegnamento, vengono preparate in questa situazione, non possono dire niente di risolutivo, di impegnativo, se non come vago consiglio e come opinione personale. Questa poi è la crisi anche della società politica in cui noi viviamo. Difatti l'orizzonte non è l'unità, ma la frantumazione. E la frantumazione poi diventa in qualche maniera una realtà corruttiva, non è una realtà che è unitiva, è una realtà corruttiva.
non parla poi per la fede cristiana. Io sono convinto, ecco, che l'approccio, diciamo, della fede, quindi della presenza addirittura del Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, che abbiamo celebrato ieri, insomma, no, ieri l'altro, ecco, è difficilissima ad essere, come dire, posta dentro, a fondamento di questa realtà culturale che noi viviamo. Perché la metafisica di ieri è finita con Heidegger, quella che sosteneva in qualche maniera, diciamo, la sintesi della fede dentro un orizzonte culturale greco-latino, metafisica e diritto romano. E naturalmente la realtà di oggi, e difatti si vede, ecco, privilegia una concezione che chiamiamo buddista, una visione interamente diversa, dove la storia non c'è più, nel buddismo non c'è storia. È interessante, mentre invece nell'orizzonte greco-latino, secondo me, è ebraico, prima di tutto, la storia è un movimento verso il di più, verso il più perfetto. Ecco, mentre invece nell'Oriente c'è un movimento verso una globalità dove spariscono le individualità. Il nirvana è una parola abbastanza significativa. Non parlo poi della realtà islamica, dove naturalmente c'è una specie di paura enorme di perdere l'identità, perché in quel mondo lì, il politico, come in Occidente, non è mai stato distinto dal religioso, per cui ad un certo momento, se finisce l'orizzonte religioso, finisce anche l'orizzonte politico. E noi dovremmo fare i conti con questa realtà qui. Credo che sia una vera realtà problematica. E io credo che il futuro, ecco, non, diciamo, sarà il futuro. E difatti io dico che la crisi di oggi anche nella Chiesa è una crisi culturale, in questo senso che la maniera di dire il mysterium, la maniera di tradurre il mysterium, è su un orizzonte culturale profondamente diverso dal passato. E qui occorrerà uno sforzo enorme. Io avevo qui sul tavolo un grosso volume sulla Trinità di Greschake, che è un teologo tedesco, no? Il quale tenta, per esempio, di porre delle analogie fra la Trinità e la famiglia, fra la Trinità e la società politica, fra la Trinità e l'orizzonte culturale scientifico. Ci sono degli ottimi tentativi, ecco, mi pare abbastanza interessanti, lontanissimi da quelle modalità espressive che ci vengono dal passato, e questa è una crisi effettiva.